La fiera di Bergamo riapre con il suo appuntamento storico, quello con la fiera di Sant'Alessandro. Che significato ha questa giornata? Beh, è un momento molto importante per noi, perché dopo un anno e mezzo di fermo, gravato da tante incertezze sulla ripartenza, sul futuro, per gli stessi lavoratori che sono sempre stati una grande preoccupazione, è un momento veramente bello. C'è aria di festa, noi vogliamo che questo sia un giorno di festa, come tutti sapete Sant'Alessandro è la fiera che celebra tradizionalmente anche un po' l'incontro delle economie fra la terra, l'agricoltura e il commercio e noi siamo contenti di essere qui a celebrare questo momento molto importante. La fiera torna alla sua funzione dopo aver dato comunque il proprio contributo nel periodo dell'emergenza sanitaria. Assolutamente sì, adesso abbiamo un ricco programma di eventi e cercheremo ovviamente di incrementarlo sempre di più anche nel corso del 2022. Quindi la nostra funzione è questa, siamo molto convinti che grazie ai grandi sforzi di tutte le istituzioni il peggio della pandemia sia alle spalle, quindi guardiamo con fiducia al futuro. Quali sono i prossimi appuntamenti? Beh, adesso nel mese di settembre, subito dopo questo bell'evento, abbiamo AgriTravel Fiera dei Territori, abbiamo lo Spirito del Pianeta, poi all'inizio, fine di settembre, inizio di ottobre ci sarà Creativa Bergamo e così via, in un ricco calendario che cercheremo di animare con costanza. Che cosa possono trovare i visitatori a questa edizione 2021 della Fiera di Sant'Alessandro? Beh, una bellissima esposizione di macchine e attrezzature agricole che sono il cuore di questa manifestazione. Oltre 400 capi di bestiame, per cui abbiamo bovini piuttosto che cavalli, anche maiali, anche capre e pecore. Una bellissima esposizione di colombi ornamentali e qui abbiamo un po' concluso tutta la parte espositiva relativa agli animali. Tantissima offerta, come dicevo, per gli operatori professionali e quindi un intero padiglione dedicato alle macchine agricole, gran parte dell'area esterna anche alla zootecnia. Il padiglione A è interamente dedicato ai prodotti alimentari tipici, ai prodotti per l'energia, alle energie rinnovabili, a un grande saloon che accoglie i nostri visitatori e le altre aree esterne sono dedicate ai campi di equitazione e campi gara. Noi abbiamo un importantissimo concorso internazionale dedicato al cavallo puro sangue arabo che si svolge nella giornata di sabato e domenica, molto seguito anche all'estero perché è in streaming diretta sul canale Arabian Essence. È una competizione di monta western dove troviamo cowboy all'italiana che con la loro maestria vanno a separare dal gruppo i bovini numerati. Un aspetto importante della fiera è quello dedicato al cibo. Sì, è sempre importante approfondire e conoscere meglio quello che mangiamo. Infatti nella manifestazione troviamo tanti laboratori didattici, anche di degustazione guidata, che ci insegnano a comprendere meglio quello che mangiamo, la qualità del nostro cibo e soprattutto da dove viene la qualità dei nostri coltivatori.